Ciao a tutti, sono Barbie Xanax, sono super raffreddata, quindi parlo un po' strano e oggi vi riparlerò di libri dopo tantissimo tempo. Di cosa vi parlerò oggi? Dalla parte delle bambine. È un libro che molte di voi mi avevano già consigliato da anni e io me ne ero un po' dimenticata, un po' volevo leggere prima altre cose, quindi ci sono arrivata tardi. È un libro molto interessante perché non è un trattato, credevo che fosse molto più di parte, non è un trattato semplicemente per dire noi donne schiave eccetera eccetera, ma ovviamente tratta dalla nascita fino all'età preadolescenziale lo sviluppo di due generi differenti come il maschio e la femmina, di come a livello sociale o anche a livello familiare o scolastico ci siano dei pregiudizi, diciamo, per crescerli, e come ogni pregiudizio ci sono tantissime discriminazioni. Quindi se sei un maschio all'ascolto, no, tranquilli, non parla solo di come le povere donne sono costrette a fare cose cattive e invece sono intelligentissimi e i maschi sono tutti stupidi. No, non parla di questo, ma ovviamente pensate ad una bilancia. Allora, se la parità è una bilancia al pari, la non parità, e quindi la discriminazione di un genere, porterà a questo. Ciò vuol dire che quindi ci saranno discriminazioni positive e negative in entrambi i casi. Tutti avranno sentito almeno una volta qualcosa come sì, ma le ragazze sono più giudiziose e vi hanno fatto sentire voi maschi semplicemente dei poveri cretini. Le ragazze sono più affidabili. E poi ovviamente parla di queste cose, i pregiudizi che si hanno verso gli uomini che vogliono insegnare nelle scuole di infanzia, o anche l'approccio dei padri con i propri figli piccoli. Quindi ho trovato questo libro interessante e inevitabilmente ci colpisce perché tutti noi, maschi o femmine, siamo cresciuti un pochino con dei pregiudizi che ci hanno fornito a scuola, in famiglia o nella comunità. Così come l'ho trovata interessante io, ve lo consiglio, soprattutto perché non è assolutamente di parte. Tratta soprattutto del genere femminile, la scrittrice è una donna e quindi ha vissuto determinate cose. Se fosse stata un uomo avrebbe vissuto di più il lato dell'essere uomo, crescere come maschio, eccetera, eccetera. Se lo avete letto fatemi sapere cosa ne pensate, eccetera, eccetera. C'è anche una mezza specie di seguito che è di un'altra scrittrice, la Liperini, che è ancora una volta dalla parte delle bambine, che ancora non l'ho letto. Se voi l'avete letto fatemi sapere se vi è piaciuto oppure no. Ciao!